Io sono Carla, per chi non c'era prima nel pomeriggio, parlo a nome di Collettivo Alta Pressione di Bologna. Qui con me sono presenti due esponenti del movimento No Tap, Serena Fiorentino e Marco Santoroverri. Per presentarvi Serena, che è l'autrice di questo meraviglioso libro che vi invito assolutamente ad acquistare al banchetto, vorrei servirmi delle sue stesse parole, che dicono: e il lungo viaggio del tubo continuò e continuò ancora, e incontrò altri contadini, altri pescatori ed altri muratori, incontrò i pastori ed i boscaioli, finché non approdò al largo del Salento. Un angolo di mondo molto simile al paradiso, fatto di mare, splendide spiagge, fertile terra e gente semplice. Il dispotico sovrano, smanioso di denaro e potere, ancora una volta chiamò i suoi fedeli gendarmi. Ma questa volta, di fronte al suo stupido ed inutile tubo, trovò gli occhi dei bambini, azzurri come il mare, le rughe stanche dei vecchietti forti come olivi, e i cuori rossi delle madri ardenti di speranza. Cosa possono una schiera di gendarmi di fronte a cotanto amore? Credo che è molto emozionante leggere questi racconti. Io lascio subito la parola a Serena, chiedendole come è nata l'idea di scrivere Tanto non la fanno, racconti No Tap. Buonasera. L'idea è nata al presidio, è nata perché il presidio No Tap è animato da diverse persone anche molto basse. La notte ci dormono anche i bambini e i bambini hanno bisogno della favoletta della buonanotte, anche e soprattutto in tenda di fronte a quel mostro di cantiere. Dalla favoletta della buonanotte si è passato a pensare che un libricino per bambini significa anche un libricino per mamme, e un libricino per mamme significa anche un libricino per famiglie. Le famiglie sono quelle che magari non sono sedute qui questa sera, perché è facile parlare, c'è tanto materiale per addetti ai lavori, però se poi la lotta deve diventare una lotta di popolo, una lotta inclusiva, c'è bisogno di parlare anche alle persone in piazza, alle famiglie, ai bambini, alle scuole, ai baby parking e comunque al futuro di questa terra, perché la lotta è lunga, non solo la lotta per l'ambiente, ma la lotta per la democrazia, la lotta per un diritto al futuro. È una cosa che non potremo concludere noi, questa generazione. E quindi è giusto che anche i bambini prendano coscienza fin da subito di quello che è questo mondo storto e di come provare a raddrizzarlo. E questo libro nasce così, un po' per gioco, un po' spinta dai like su Facebook, ve lo dico. È nato un po' dalle altre mamme No Tap che spingevano per dai, continua, vai avanti, ci piace. E quindi niente, mi sono accorta che leggendo la prima bozza a mia figlia sono sorte delle domande. Questa è l'altra cosa che mi ha portato ad andare avanti, perché questi bambini senza sovrastrutture, così pane e pane, vino al vino, che quello che vedono è. Riescono dopo la lettura e dopo l'interiorizzazione di queste favole a porre le domande giuste, a pensare che non c'è bisogno del gas di TAP nel fornello, perché in fondo la mamma e il fornello lo accende tutti i giorni e TAP non c'è. Questo è. Non solo questo, forse anche ad un certo punto ho pensato che l'avrebbero potuto leggere le persone più grandi. E quindi ho preso i nostri volantini, pieni di tecnicismi, di paroloni, di cose complicate, e ho provato a trasformarli in racconti. Ho provato a trasformare, ad esempio, il volantino Le 10 ragioni per dire no a TAP, complicatissimo in fondo, in un dialogo fra un filo d'erba e un pomodoro. Questo è, e spero che serva a portare nuova gente alla lotta. Bene,
In effetti quello che mi ha colpito di questo libro è come un linguaggio, diciamo, quasi fiabesco, appunto, di racconto, in realtà riesca ad esprimere dei contenuti anche molto profondi e a far capire esattamente qual è la lotta in Salento. Mi chiedevo, visto che tu hai due bimbi che appunto hanno costantemente partecipato al presidio e popolano il presidio, quali sono le impressioni visto dagli occhi dei tuoi bambini, quali sono le domande che ti fanno i tuoi bambini? Devo dire la verità, sono domande spiazzanti, davvero spiazzanti. Una su tutte, durante le votature, quella mi è rimasta davvero impressa. Vi dico la verità, non volevo portarli al presidio in quel periodo perché c'erano troppe forze del disordine in giro, c'erano troppi scudi, troppi manganelli. Ad un certo punto mi sono chiesta, ma è davvero il caso di mettere i bambini davanti a tutta questa violenza? Poi ho fatto un passo in più, li ho portati lì. Mia figlia di 7 anni ha visto quest'albero con le persone con i caschetti arancioni che cercavano di tagliarlo. E Francesco, uno dei nostri attivisti che si lanciava sull'albero per salirci sopra e difenderlo, e la schiera di poliziotti tutti intorno all'albero che facevano questo giro tondo, prendevano Francesco e lo portavano via. Francesco e i signori su potavano, tagliavano drasticamente questo ulivo. Francesco riprovava a salire e i poliziotti lo portavano via. E giustamente mia figlia mi ha chiesto, ma scusami, mamma, quei signori stanno uccidendo l'albero e Francesco sta tentando di salvarlo. Perché i poliziotti, invece di fermare gli uomini cattivi che lo tagliano, continuano a tirar via Francesco? E c'aveva ragione mia figlia. Cioè, cosa vuoi rispondere? Cosa vuoi rispondere davanti a questo? Cosa le risponde? Lì per lì ce ne siamo andate via. Anche perché lei era scossa, io un po' più di lei, ho provato a spiegarle che, che è un mondo storto e che va raddrizzato, che effettivamente aveva ragione e che noi eravamo lì proprio per raddrizzare il mondo storto. Noi usiamo spesso questa metafora del mondo a testa in giù. È dura anche perché TAP sta entrando nelle vite dei nostri figli anche attraverso i cartoni animati, anche attraverso la televisione, e quindi ci sono questi spot che durano 3-4 minuti con le famiglie felici sulla spiaggia e i bimbi che guardano sulla sabbia, ma del tubo non si vede niente, possiamo stare tranquilli, non ci sono impatti. Oppure la famosa favoletta di TAP, il cartone animato con la mamma che non ha più il gas per cucinare. TAP serve perché senza TAP non potrete cucinare, cose di questo genere. E questo contro cui dobbiamo combattere giornalmente. Allora, i bambini sono stati, questo è sempre stato detto, che il movimento No TAP è un movimento trasversale da bambini ad anziani. E bambini sono un'immagine molto presente in tutti, diciamo, le cronache piuttosto che i video presenti su TAP. Spesso si è detto che i bambini siano stati strumentalizzati nella lotta No TAP. Visto che tu sei madre, e credo che essere madre sia l'espressione dell'amore più puro verso i propri figli, come hai vissuto intanto questo attacco che in qualche modo diventa anche personale, e come invece argomenti la tua posizione in quanto rappresentante di tutte quelle mamme No TAP che hanno coinvolto le proprie famiglie, i propri bambini, visto che TAP, come dici tu, entra nelle nostre case? Sì, effettivamente è stato un attacco anche personale, anche abbastanza duro, messo anche nero su bianco. E devo dire la verità, ha fatto male solo per pochi secondi, perché noi i bambini non li strumentalizziamo, noi ai bambini abbiamo il dovere di dare consapevolezza, non è strumentalizzazione, è metterli davanti alla realtà,
non ha senso aspettare che diventino grandi e si schiantino su questo muro. È giusto che fin da piccoli vivano quello che gli tocca, perché questo è quello che gli tocca. E quindi assolutamente nessuna strumentalizzazione, i bambini lì sono liberi di starci, sono liberi di andarsene se dà fastidio. E a me la cosa che preoccupa tanto è che si stanno scontrando contro qualcosa che non riescono neanche a comprendere fino in fondo. È brutto vedere che il bambino capisce perfettamente che TAP è un'opera inutile e che TAP è un'opera dannosa, mentre l'adulto magari non vede, non guarda ma non vede. Il bambino lo vede proprio lì, lo vede negli alberi incappucciati. Ti stavo facendo vedere prima le immagini di questo libricino, sono in bianco e nero. Io ho chiesto ad alcuni bambini di colorarle. E sugli alberi incappucciati, dove in teoria il cappuccio doveva essere colorato di bianco, come sono al cantiere, loro ci hanno messo il verde. Cioè, loro ci mettono il verde di default sulle foglie di un albero. È inammissibile una cosa del genere per i bambini. E dovremmo un attimino imparare da quello che recepiscono dal libro, da come lo colorano e dalle domande che ci pongono. E fa molta paura, ad esempio a me personalmente ha fatto molta paura vedere mia figlia terrorizzata dai carabinieri. Loro sono ormai terrorizzati giù a Melendugno, e mia figlia l'ho portata, era una manifestazione a Lecce, l'ho portata al bar a prendere un caffè. C'era una schiera di carabinieri nel bar, mia figlia si è appiattita sul muro e tremava. Gli ho detto: Asia, ma chi è? C'ho paura. Cioè, vedono davvero, stanno vivendo la repressione più di quanto la viviamo noi. Loro la sentono proprio, la sentono dentro. Fa sorridere, appunto, per chi non lo sapesse, gli alberi di ulivo in Salento sono stati incappucciati prima di essere spiantati, perché alcuni potenzialmente infetti di xylella e quindi potenzialmente effettivi per gli altri alberi, e anche perché dovevano appunto essere spiantati per poi essere ripiantati in un secondo momento. E quindi mi fa sorridere come un bambino, cioè per un bambino è ovvio che la chioma debba essere verde, e secondo me proprio l'ovvietà ci deve far capire quanto questa opera sia inutile, nel senso che dagli occhi di un bambino è ovvio che gli alberi non vanno incappucciati e estirpati. So che oltre a te ci sono tante altre mamme che partecipano alla lotta, e questo chiaramente non, perlomeno dal mio punto di vista di donna, non per ghettizzare la lotta come la lotta delle mamme, la lotta dei papà, ma perché quando una mamma prende attivamente parte ad una lotta, allora è chiaro che quella lotta colpisce nel vivo e nel quotidiano. Quali sono le attività che fate al presidio? Come vi coordinate voi, passami il termine, visto che siete state chiamate così, mamme no tap? Noi ci coordiniamo possibilmente davanti a un caffè. Perché comunque sì, caffè e pasticciotto, perché comunque il presidio lo viviamo perché si sta bene, perché ci stanno bene i bambini, e da chiacchiera nasce cosa, e quindi vengono fuori gli eventi. Ad esempio oggi, mentre io sono qui, scopro che già domani sono pronte con i ramoscelli d'ulivo e le bandiere no tap per andare alla benedizione delle palme, o che lunedì mattina saranno a scuola insieme all'associazione Libera. E oggi appunto si sono viste per un'assemblea in piazza, e da lì è nato. Ci coordiniamo così, gli eventi nascono così, su due piedi. Ora stiamo organizzando addirittura la Pasquetta al presidio per i bambini. L'anno scorso abbiamo fatto la caccia al tubo invece della caccia al tesoro, quest'anno faremo la caccia alla talpa, che tutti stiamo aspettando arrivi al cantiere, con la speranza che non ci arriverà mai. E niente, lo facciamo
non lo facciamo prettamente contro TAP, cioè il problema non è il tubo, il problema non è neanche il PRT, il problema, come dice Marco, sempre è il sistema, e non è una lotta contro l'ennesimo scempio, perché in fondo potremmo lottare contro Ilva, contro Cerano, contro Colacem, contro le discariche, i rifiuti interrati, la 275, ne abbiamo di lotta da portare avanti. Ormai è diventata proprio una lotta di democrazia e una lotta per il diritto al futuro dei nostri figli, perché è impensabile che il paradiso che abbiamo vissuto noi, che ci è stato lasciato dai nostri nonni, non riusciremo, ci rendiamo conto che non riusciremo a renderlo così come l'abbiamo vissuto noi e i nostri figli. Cosa garantisco io a mio figlio? L'ho messo al mondo per cosa? Per dargli cosa? Sto devastando il mondo in cui lui dovrà crescere. Personalmente credo che chiaramente condivido il fatto del coinvolgimento dei bambini, soprattutto per renderli futuri cittadini consapevoli e futuri cittadini che prendono parte e partecipano alle lotte, perché in questo momento è TAP, ma come dicevi tu è la macrostruttura, il minimo comune denominatore che va combattuto. Quindi mi piace pensare che Asia in un futuro sarà fra 20 anni, 30 anni, anche lei presentando un libro piuttosto un'opera proprio per difendere il suo territorio. Fra 3 anni, vabbè, a 10 anni. Il fatto che, appunto, che i bambini vengano così coinvolti dà un po' di speranza, perché spesso le nostre generazioni sono un po' ignavi, cioè nel senso che c'è chi partecipa alle lotte, ma la maggior parte di noi, cioè parlo in senso lato, dice tanto chi me lo fa fare, tanto lo faranno lo stesso. Immagino che condividiate l'idea che creare una coscienza sin da piccoli possa poi veramente fare una differenza nel futuro, che magari la lotta adesso TAP o no TAP non si sa come andrà a finire, ma che sicuramente sarà una coscienza per le miliardi di altre lotte che si presenteranno in futuro. Sì, la lotta sta portando i nostri figli a... Io mi rendo conto, vivo i miei, e i miei figli stanno cambiando, perché da quando stiamo al presidio sono passati dalla PlayStation al pallone, sono passati dalla televisione alla condivisione, i giocattoli sono di tutti, l'orto non va calpestato, le formiche non vanno uccise, si sta tutti insieme, si condivide il cibo, si condividono i giocattoli, si condividono i pennarelli, se qualcuno fa male a qualcun altro si chiede scusa. E quindi mi rendo conto che non è solo una questione di presidio, una questione di lotta, una questione di TAP, è proprio una questione di crescita e di socializzazione vera dei bambini, quella che noi abbiamo avuto l'opportunità di fare da piccoli per strada, quando ancora non c'erano tutte queste macchine, tutti questi pericoli, oddio dove vai, c'è l'uomo nero. E adesso le alternative sono due: o chiuderli a casa davanti a TV e PlayStation, o portarli lì all'aria aperta, condividere le loro esperienze, le loro emozioni con adulti, bambini, con pari, con gente anche diversa. E questo non può essere che un messaggio di speranza contro il dilagante bullismo che dei bambini, perché se imparano sin da piccoli a difendersi, dubito questi bambini possano mai essere dei bulli da grande. Se tu sei d'accordo, io vorrei che tu leggessi uno dei tuoi preferiti, dei tuoi racconti preferiti, perché scritti dal tuo pugno e dal tuo cuore sicuramente avranno una carica emotiva maggiore. Come vuoi? E vabbè, l'abbiamo nominato, e mo parte il filo d'erba e il pomodoro, che magari a leggere il volantino dall'inizio alla fine non ci si arriva. C'era una volta, fra le campagne salentine, una stradina che divideva due appezzamenti di terra, vicini ma molto diversi fra loro. A destra della stradina i proprietari del campo avevano ceduto alle lusinghe di un potente uomo senza cuore,
e avevano venduto a lui la loro terra. Senza alcuno scrupolo, l'uomo ne aveva fatto un deserto su cui ormai cresceva solo qualche sporadico filo d'erba qua e là. Non vi erano più né molti alberi né muretti a secco e non vi volavano più neanche rondini o farfalle. A sinistra della stradina invece i proprietari Rina e Alfonso erano estremamente legati alle bellezze della loro terra. Decisero quindi di condividerla con un gruppo di allegri ragazzi impegnati nell'osteggiare il potente uomo senza cuore. Il campo di Rina e Alfonso, a differenza dell'altro, era vivo di piante, alberi, fiori, uccelli e farfalle. Nell'orto crescevano peperoni, melanzane e pomodori. Fra gli ulivi ci si dondolava su coloratissime amache. Una sera, al calar delle tenebre, mentre i ragazzi si preparavano per andare a riposare, uno dei fili d'erba, che viveva nel campo a destra della stradina, attirò l'attenzione di una pianta di pomodori che cresceva felice dall'altra parte. Voleva parlare per convincerla della bontà del potente uomo senza cuore e cominciò. «Perché rifiuti di sacrificarti per il bene di questa terra? Lo sai che il mio padrone vuole solo farci progredire? Lui ha intenzione di scavare un solco nel terreno per passarci dentro un piccolo tubo che trasporterà il gas indispensabile per gli abitanti di questo luogo. Alla fine chiuderà il solco, ripianterà alberi e fiori e tutto ritornerà più bello di prima». Il pomodoro, fra il divertito e lo sconcertato, replicò con la voce rotta da una fragorosa risata: «Un piccolo tubo, ripiantare gli alberi, più bello di prima!» E indispettito continuò: «Ma come puoi tu credere alle promesse di un uomo senza cuore, affamato solo di facili guadagni e di potere? Qui tutti sappiamo con sicurezza che poco o nulla tornerà come prima. Pesca, agricoltura e turismo saranno irrimediabilmente danneggiati. L'identità del buon popolo salentino che da secoli abita queste terre e si prende amorevolmente cura di noi piante rischia di scomparire a causa di questo stupido tubo. Che poi, a pensarci bene, di solo tubo non si tratta affatto. L'uomo senza scrupoli che tu chiami padrone vuole costruire nei nostri campi a ridosso delle case un enorme mostro, grande due volte uno stadio di calcio, con dei camini alti 15 metri che sputeranno veleno sulla nostra madre terra. Ed infine, tu parli di questo inutile gas come di qualcosa di indispensabile. Io ti assicuro che, dal chiuso del tuo piccolo deserto, tu dici ciò perché non sai che in Europa ci sono già fin troppi tubi che trasportano gas, mentre il consumo dello stesso è in continua diminuzione. Davvero vuoi mettere in pericolo la tua terra e tutti i suoi abitanti per portar qui qualcosa che non servirà a nessuno?» Il filo d'erba, dopo qualche attimo di silenzio, deciso a guadagnare il consenso della pianta di pomodoro, continuò: «Tanto ormai i lavori sono cominciati e proseguono di gran lena. Il mio padrone ha già parlato con tutti i salentini, che paiono ben disposti ad accettare quest'opera. Vuoi forse tu andare contro il volere del tuo popolo?» Il pomodoro, rosso di rabbia, cominciò ad urlare al filo d'erba: «Ma che dici? Nessuno ha mai parlato con gli uomini e le donne del Salento. Questo stupido tubo non è null'altro che un'imposizione. L'opera è ancora in alto mare. Il tuo cattivo padrone ad oggi non è riuscito neanche ad iniziarli questi maledetti lavori. Grazie al buon popolo salentino che si ribella, qui è tutto fermo da tempo. Prima di far passare il tubo nella terra dove posi le tue radici, il perfido uomo avrebbe dovuto già eradicare tutti gli ulivi, costruire la grande strada grigia per raggiungere il campo in cui vivi, scavare il tunnel e tanto altro ancora. I grandi ulivi sono ancora lì, a fare ombra sulla terra, non li vedi? E qui di fronte vedi forse qualche grigia strada? E le ruspe per lo scavo sonnecchiano ancora nel garage. Ma non farmi ridere!» Interdetto, il filo d'erba non poté che restare in silenzio in attesa dell'alba. Al sorgere del sole, i ragazzi dai volti ancora assonnati si avvicinarono come ogni mattina al campo a destra della stradina e intonarono i loro canti di gioia. Pochi giorni dopo, il dialogo fra il filo d'erba e il pomodoro era già corso di bocca in bocca in tutti i terreni vicini e lontani. Le piante, i fiori, gli alberi, le farfalle, persino le pietre dei vecchi muri a secco e le foglie degli ulivi avevano capito quanto cattivo fosse l'uomo senza cuore e senza scrupoli. Grazie alla forza data dall'unione di tutte le anime del Salento,
Il perfido uomo fu presto costretto a tornarsene a casa sua, a mani vuote e a bocca asciutta. E fu così che il Salento poté continuare a prosperare felice, libero dall'imposizione di quell'inutile tubo pieno di pericoloso gas. Io adoro questi racconti perché, come ogni buona favola che si rispetti, ha il lieto fine. E voglio sperare che non sia soltanto una favola, ma che alla fine sarà così e che debba veramente essere così. E veramente tantissimi complimenti e vi invito assolutamente ad acquistare il libro, il cui ricavato andrà interamente alla la cassa di resistenza del movimento. Mi rivolgo anche a Marco, esponente, grande attivista del movimento No Tap, per capire dal suo punto di vista come vive la lotta e come vive la partecipazione anche di così tante donne, così tanti anziani, così tanti bambini, anche proprio in trincea. Per me sono vivissime ancora le immagini che scorrono di una attacco della polizia alle donne con le mani alzate, e mi ricordo quegli smalti in alto, cioè le unghie colorate. Per me, da donna, mi ha fatto tantissimo effetto vedere quanto il coraggio delle donne mi hanno ricordato quelle delle leonesse che difendono i propri bambini. Volevo capire qual era proprio il tuo punto di vista, visto dall'altro lato. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare i bambini che stanno all'interno del presidio per una duplice funzione a loro insaputa. La prima è quella che, una volta tornati da un'azione o da un momento un po' di tensione, entri nel presidio e trovi loro che ti corrono incontro, acco, e ti abbracciano e tu dimentichi che stai sveglio dalle 2 di notte, dimentichi che hai passato tutta la giornata sotto il sole cocente a prendere manganellate o strattoni e quant'altro, dimentichi tutto e ricordi perfettamente perché stai là perché ti riempi di gioia stare con loro, stai là perché hai i ricordi di chi hai perso e stai lottando anche per loro. L'altra funzione è quella che fanno un poco da disinnescano le tensioni. Se stai in assemblea e vuoi gridare contro qualcun altro, ci pensi due volte a che termini usare perché ci sono i bambini, e quello è già qualcosa di spettacolare perché recuperi un po' di educazione che in quei momenti si tende a perdere. Quindi fanno da ammortizzatore su tutto quanto, e così anche il doversi confrontare con l'altro sesso per noi, no? Veniamo da una terra patriarcale, quindi siamo più o meno abituati, così si dice, ad avere l'uomo che comanda. Beh, da noi non comanda nessuno, cioè abbiamo donne che sanno quello che vogliono e quello che fanno. Poi sono individui, siamo tutti quanti individui. Certo, se io penso a Michele e ad Enea, Michele ha 80 anni, Enea ne ha 4, cioè vedo che stanno insieme, è qualcosa che ti fa dire ok, la strada che stiamo percorrendo è la strada giusta. In più non c'è questo soltanto, cioè ogni volta che torniamo, faccio l'esempio di Paolo, che è un attivista di 350.org, che diceva voi siete folli, uscite la mattina presto a digiuno, fate tutta la giornata come i pazzi, poi tornate nel presidio, vi sedete, vi guardate in faccia e mangiate e cominciate a ridere come i pazzi. E quello è perché piano piano in un anno siamo diventati più che famiglia, siamo diventati comunità che riesce, da noi si dice, gli amici te li scucchi, i parenti te li tieni, significa gli amici te li scegli, i parenti te li devi tenere, quindi noi siamo più che famiglia, noi siamo proprio amici, compagni, ci difendiamo a vicenda, stiamo imparando con le pratiche a non offenderci, a non attaccarci, stiamo imparando a
scazzarci all'interno del presidio in modo da dirci le cose francamente e non uscire pubblicamente, perché riusciamo a capirci. In più, tanto non la fanno che uscì da una frase di un altro attivista con una sindrome particolare, e ci fa ricordare sempre lui, e che sta sempre in prima fila, anche se cerchiamo di non farlo stare, però vorrebbe stare sempre in prima fila, si chiama Andrea. E tanto non lo fanno un libro che non è soltanto un libro, ma è il contributo, come un contributo è quello che dà Bartolomeo Paradiso, che fa il filmmaker per noi, cioè mette a disposizione la sua attitudine, la sua professionalità a servizio della popolazione, come a servizio del movimento si mette Enzo Concepita, che ci fa da mangiare e ci porta le cose da mangiare, come a servizio è chi riesce ad alzare un muretto a secco e ripristinarlo, ci insegna a ripristinare un muretto a secco. Ognuno, l'ha detto, sta portando, oltre la sua esperienza politica, anche la sua esperienza di vita giornaliera e quotidiana. Noi abbiamo dei ragazzi che ridipingono il presidio o alzano le tende o aiutano Alfonsino nella campagna. È questo, cioè, mi sembra limitativo parlare di che sensazione io con le donne che lottano. Per me sono compagne, punto. Cioè, è qualcosa di più profondo, non vedo la donna, vedo la capacità di un attivista senza genere, e poi ringraziamo i bambini per quello che dicevo prima. Grazie. Io vorrei solo concludere con l'ultimo periodo del tuo libro, perché è un messaggio di speranza a continuare la lotta. Si voltarono ancora una volta ad ammirare le bellezze di quel luogo meraviglioso che era il Salento, e lì decisero ancora una volta per tutte di mettere la parola fine al loro lungo viaggio. Grazie Serena e grazie Marco.